Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo raccontarvi del mio ultimo weekend di gara. Ho fatto il mio secondo duathlon, stavolta l'ho fatto a San Benedetto del Tronto, una gara praticamente a ridosso del mare, e sono cambiate tante cose rispetto alla prima gara che ho fatto a Foligno e adesso vi andrò a elencare tutto quello che è successo. Prima però faccio merenda, perché tra poco mi tocca l'allenamento e vorrei provare a portarvi insieme a me, dato che non andrò così veloce. Infatti questa qui è la mia settimana di scarico e voglio fare questa prova e vedere se riesco a correre, a corricchiare col telefono in mano. Barretta energetica del Decathlon alla banana. Partiamo dalla sveglia. San Benedetto più o meno rimane a un'oretta da casa mia. Anche qui ho dovuto mettere la sveglia molto presto, sia per fare il viaggio che per fare una bella colazione ed essere subito pronto per fare la gara. La giornata prometteva bene già dalle 6:30 di mattina, infatti c'era un bel sole, non c'erano nuvole e fortunatamente il tempo si è mantenuto costante per tutta la durata della gara. Le temperature erano alte, molto più alte che a Foligno, e il vento non era poi così forte. Il percorso di gara era bellissimo perché costeggiavamo il mare. Oltretutto la gara era in pianura e questo mi ha consentito sia a piedi che in bici di impostare un ritmo costante, di riuscire a tenerlo fino alla fine della gara. La partenza era prevista per le 10:15, ma prima della gara di duathlon c'era quella del para duathlon, una gara fighissima dove ho visto gente veramente con le palle. Ragazzi, se non la vivete in prima persona e non li vedete dal vivo questi eroi, non potete rendervi conto dell'energia che vi possono trasmettere. Già per me è dura affrontare una preparazione di triathlon, posso solamente immaginare quanto possa essere difficile farlo se oltretutto hai anche delle difficoltà fisiche. Perciò tanta stima e rispetto per questi ragazzi e ragazze che ci hanno dato veramente una lezione di forza di volontà e ve ne sono grato. Rispetto all'altra volta sapevo già cosa mi aspettava, perciò non ero così teso come per la gara di Foligno. Sono riuscito a fare riscaldamento in compagnia con amici vecchi e nuovi e la cosa che più mi piace di questi eventi è che ogni volta incontro persone nuove. E conoscere nuove persone non solo ti può dare un'infinità di possibilità in più, ma oltretutto amplia la tua visuale, allarga i tuoi confini. E questa qui è un'esperienza che faccio sempre con molto piacere. A differenza dell'altra volta, il giorno prima avevo fatto le prove per salire e scendere dalla bici con le scarpette attaccate ai pedali. Sono riuscito a farlo quasi bene e devo dire che la differenza è veramente tanta. Scendere e salire dalla bici con il metodo giusto ti fa guadagnare veramente tanti secondi, che poi si trasformano in minuti lungo tutto quanto il percorso della gara. I primi 5 km di corsa li ho fatti praticamente alla stessa velocità della scorsa gara, infatti sono riuscito a mantenere un passo costante di 3 minuti e 38 secondi al chilometro secondo il Polar. Anche se il percorso era in piana, ho cercato di trovare il mio passo e stare senza fare troppa fatica su questo passo, anche perché poi ci sarebbero state le altre due parti di gara da affrontare. La frazione bici è iniziata benissimo, sono riuscito a salire in sella come vi dicevo con le scarpette attaccate ai pedali e sono riuscito a fare tutto quanto perfettamente e molto velocemente. Ho imparato anche a correre con la bicicletta presa per la sella piuttosto che per il manubrio e non solo sono molto più veloce ed efficace, ma la bicicletta, contrariamente a quanto uno potrebbe pensare, è più stabile, va più dritta, specialmente se prendi velocità. È stata una frazione intensa perché ho spinto veramente tanto. La velocità di media che mi dava il Polar era intorno ai 36 km/h, ma in alcuni tratti, guardando l'orologio, vedevo anche che superavo i 42 km/h. Questa volta ho trovato un gruppetto di ragazzi, eravamo in quattro, e ci siamo dati il cambio in testa
prendendo la scia conseguentemente per tutta la durata del tragitto. In questa maniera nessuno ha tirato per 15 km facendo sfruttare la scia tutti quanti dietro, ma ci siamo divisi equamente tutta quanta la fatica, e questa cosa ha fatto veramente la differenza. Era un circuito ad anello, dovevamo fare 4 giri e passando da un lato avevamo il vento contro e un asfalto non proprio perfetto, c'erano buche, dossi, era parecchio rovinato, quindi in un tratto la velocità era un pochino più bassa. Dall'altro lato, ragazzi, si volava, vento a favore e asfalto liscio perfetto, andavamo veramente veramente forte, sembravamo dei missili. Sono arrivato all'inizio della zona cambio e ancora ero in sella, non sono riuscito a scendere perché in pratica ero riuscito a sfilarmi una scarpa e invece l'altra mi si era staccata. Sono arrivato all'inizio della zona cambio con una scarpa a terra e una scarpa attaccata al pedale. Ho sorpassato di 1-2 metri circa la striscia di stop della zona cambio, tant'è che sono stato anche ripreso da uno steward che stava lì. Però ragazzi, avevo una scarpa per terra, una attaccata, e se non avessi prolungato un pochino la frenata sarei sicuramente finito per terra. Comunque, sono ripartito, questa volta non ho avuto il minimo crampo, sono stato benissimo a livello muscolare e a livello di fiato, e gli ultimi 2,5 km sono stato un po' conservativo perché alla fine ero praticamente da solo. Davanti a me non c'era nessuno, dietro di me non c'era nessuno, perciò sì, ho cercato di migliorare un po' il mio personal best, ma non avevo motivo di tirare. E anche qui ho tenuto un passo costante, sempre sul 3,40-3,45 km. Sono arrivato alla fine e ho guardato l'orologio e ero felicissimo perché sono passato da 1 ora 08 a 59 minuti, quindi sono riuscito a finire la gara sotto l'ora. Ci sono state tante condizioni a favore, questo lo ammetto, però in ogni caso in linea generale mi sono sentito molto bene, molto più performante rispetto alla prima gara. E niente, sono contento di come sono andate le cose, sono contento di come è andata la giornata, delle persone che ho incontrato, che ho conosciuto. Sono estremamente grato al gruppo di ragazzi di Roma, Leonardo, Emanuele, che mi hanno ospitato anche per fare la doccia, che ne avevo veramente bisogno. È stata una giornata anche qui all'insegna dell'amicizia, della sportività, e queste sono le cose più belle secondo me che questo percorso mi sta portando. Ok ragazzi, ci provo, mi cambio e vi porto a correre. Ah, prima di andare vi comunico che c'è una grossa novità, ma ve ne parlerò la prossima volta. No dai, ve lo anticipo, eccola qui, finalmente è arrivata la muta. Vorrei ringraziare il mio amico Fabio perché al solito riesce sempre ad aiutarmi, e è stato lui a darmi la sua muta, chiaramente usata, ma tenuta benissimo, è praticamente nuova. È una muta dell'Arena, una Carbon, è uno dei top di gamma dei modelli dell'Arena, e l'ho già provata, sensazioni fantastiche, ma ve lo spiegherò meglio la prossima volta. Ah ragazzi, questa cosa ve la devo dire assolutamente: se qualcuno di voi ha intenzione di fare un Ironman, di fare triathlon, vi devo avvisare della cosa più difficile in assoluto. Per tutta la preparazione che farete dell'Ironman, delle gare, qualsiasi cosa, la parte più tosta sarà mettervi la fascia cardio. Non c'è sensazione peggiore, te la metti, è congelata e ogni volta devi vincere questo shock termico. È il primo sacrificio che fai prima di iniziare ad allenarti. Io ogni volta penso, ok, se mi metto la fascia cardio il grosso dell'allenamento è fatto. Se qualcuno di voi ha la fascia cardio sa di cosa parlo e me lo può confermare. Quindi ragazzi, per diventare dei veri Ironman la cosa più importante è vincere ogni giorno la paura di mettersi la fascia cardio. Oggi mi sono messo la maglia del pacco gara della gara di San Benedetto,
pacco stavolta un po' più scarno rispetto all'altro, anche perché c'era solamente questa. Va bene, andiamo. Per l'allenamento di oggi vado con le mie vecchie Brooks, che per un allenamento di scarico vanno più che bene. Allora ragazzi, io abito in collina, in un paese che si chiama Collina, e il brutto di vivere in collina è che non ci sono tratti pianeggianti. Tutti i miei allenamenti li faccio su un tracciato pieno di dislivelli. Anche quando devo fare i lavori di ripetute, ho un posto con circa 400 metri in piano e poi iniziano le salite e le discese. Quindi quando faccio le ripetute da 1800, 2000, quello che sia, le faccio sempre con dislivello. Però ci sono anche dei vantaggi. C'è un bel panorama e si respira molto bene. Come vi dicevo, c'è un bel panorama da tutti i lati. Oggi non sono particolarmente fortunato perché non si vede il mare. Oggi farò un lavoro di variazioni su 5 km, variando le diverse zone cardiache. Non sarà un lavoro troppo faticoso, starò a regime basso, diciamo così, e farò delle variazioni ogni 500 metri. Ho quasi finito il riscaldamento e tra poco inizio. Per darvi un'idea delle variazioni, diciamo che la parte un po' più allegra la faccio a 4,10, 4,15, e la parte di recupero la faccio intorno al 4,50. Variazioni fatte, faccio qualche allungo per allungarmi e sciogliere un po', poi vado a casa, due o tre esercizietti di stretching e per oggi gli allenamenti sono finiti. Giornata finita e video finito. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo episodio, venerdì prossimo a 12:30. Ciao! Ah, prima di andare ci tengo ad aggiungere un'ultima cosa. Vorrei ringraziare i miei amici che hanno fatto tanta strada domenica scorsa da Iesi fino a San Benedetto per venire a vedere la mia gara, a fare il tifo e a sostenermi, ma che in realtà si sono presentati a gara finita e solamente per andare a pranzo insieme. Quindi ragazzi, dal più profondo del mio cuore, andatevene a fanculo!